a darci la Rocco, abbiamo proiettato le gabbie melatese e il gas di Osnago, il mondo documentario è l'Ilva del Cemento che è appunto adatta al consumo di suolo. Abbiamo presente il regista Mario Petito, a cui chiediamo come mai un documentario sul consumo di suolo. L'età del cemento, questo è il titolo del documentario, nasce dalla consapevolezza che in Lombardia e in Italia nell'ultimo periodo si sente l'esigenza di creare degli strumenti divulgativi e narrativi per portare il problema del consumo di suolo all'ordine e all'opinione pubblica in modo più chiaro e più semplice possibile. L'idea è proprio quella di diffondere il problema che si sta sempre di più manifestando in Lombardia e in Italia con parole semplici, con parole chiare, e quindi l'idea è nata da questo, l'idea è nata da un lavoro che stavo già facendo con Legambiente e vedendo i dati e vedendo la situazione ho pensato appunto di poter scrivere con una storia, raccontare una storia e raccontarla per immagini. E ho pensato quindi di fare un viaggio per la Lombardia, un viaggio che raccontasse il fenomeno del consumo di suolo attraverso i posti dove il consumo di suolo si verifica più pesantemente. E come raccontarlo? Ho pensato di farlo attraverso le storie di chi vive, chi subisce il consumo di suolo, quindi i contadini, le persone che non si rassegnano all'idea che magari dei campi agricoli debbano lasciare il posto a magari un'inutile autostrada, o chi soffre dell'idea di vedere palazzi vuoti, costantemente abbandonati, lasciati vuoti, e invece a poche centinaia di metri ci sono paesi che hanno l'82% per esempio di seconde case, quindi case completamente abbandonate per la maggior parte dell'anno. Il documentario tratta quindi del problema regione Lombardia. Qual è l'entità di questo problema in Lombardia? L'entità è molto grossa, nel senso che secondo i dati, gli ultimi dati a disposizione, ogni giorno in Lombardia perdiamo più di 100.000 metri quadrati di suolo libero. Un dato enorme, vuol dire che negli ultimi 10 anni abbiamo costruito come 7 città di Brescia, cioè vuol dire che in tutta la Lombardia sono nate, in realtà poi non proprio 7 città di Brescia, ma sono nate la dimensione di 7 città di Brescia, si è costruito in questo modo selvaggio. E il dato che colpisce di più è quello della perdita del suolo agricolo, perché è una delle risorse più grandi della Lombardia, perché la nostra agricoltura abbiamo scoperto che è la più invidiata in Europa, eppure abbiamo perso già in 10 anni 43.000 ettari di suolo agricolo. Solo nel Parco Agricolo Sud, un grande polmone verde di Milano, intorno a Milano, abbiamo perso il 12% di suolo agricolo, i comuni ovviamente hanno consumato, che sono nel Parco Agricolo, hanno consumato già il 12% del loro territorio che era agricolo. Quindi dati che quando abbiamo iniziato a scrivere il soggetto, io tra l'altro il documentario l'ho realizzato insieme a delle ragazze che fanno parte della Casbah Film, una società di produzione, sono ragazze molto molto in gamba, e con loro, lavorando al documentario, abbiamo osservato questi dati, siamo rimasti scioccati, ecco, colpiti, è un dato enorme. Quindi documentario da seguire, il prossimo appuntamento è il 28 di novembre, lo già. Grazie.